Vediamo se è pronto Antonio. Quello mi arriva. Va bene. Allora ci volete intervistare prima e poi attacchiamo? Io volevo chiamare qui anche Domenico, Mario, okay. Perché in realtà noi dobbiamo ringraziare anche loro, perché grazie a quelli di The Basker che noi abbiamo la possibilità di avere qui veramente una celebrità. Devo dire che stasera abbiamo veramente un pezzo di storia della musica di strada di Torino, comunque sono almeno 30 anni che in prima linea e abbiamo anche noi la fortuna di averlo tra i nostri partecipanti. Insomma, stasera vi presentiamo il suo show che comprende musica, comicità, insomma un artista veramente da scoprire. Allora vogliamo fargli l'applauso che si merita qui al Salotto. Finalmente, signore e signori, abbiamo Michael Billie Jean. Grazie, grazie. Benvenuto. Comunque, allora, prima di cominciare volevo dirvi che io sono in basket e li salutiamo. E qui c'è Antonio, il mandolinista. Salutiamo tutti quelli benvenuto, che ci seguono. Antonio. E volevo dirvi che sono io, specialmente io, sono 50 anni che faccio l'artista di strada. Ho cominciato con un bidone del carosene e non mi sono più fermato. Va bene. Allora, noi prima di cominciare facciamo una scenetta. Uno, due, tre, quattro. Perché non suoni? Come prima suonavi, ma non suoni più. Ma ti scordasti? Ho capito! Lui vuole essere pagato! Con Billie Jean qui al Salotto, anche perché insomma ricordiamolo, stanno partecipando a un talent, dico bene Domenico? Esatto, partecipano a questo talent che si chiama The Basker,
che finalmente ha online un sito, quindi insomma sono oltretutto votabili già da questo momento, basterà semplicemente fotografarli e postare una foto su Instagram con il tag di The Basker, il nome dell'artista che in questo caso è Michael Billie Jean. Ci sono appunto tutte le informazioni, c'è già partita insomma la classifica e quant'altro. Tra poco usciremo per strada, oggi siamo qua ospiti appunto a presentare il progetto, anzi invito tutti a conoscerlo per scoprire, insomma noi raccontiamo anche la storia di questi... Volevo dirvi che abbiamo portato anche, ho costruito io ovviamente, che poi Antonio ci farà dietro, un pezzo inedito che si intitola Azzurro di Sera, che lo canterò. Attenzione, attenzione, sì, è il pezzo che insomma sta spingendo, ecco. È il singolo che stai promuovendo praticamente. Siamo già un bel po' venduti, diciamo bel coppie. Ci hai già conosciuto. Azzurro di Sera, quindi. Sì. Azzurro di Sera. E lo canterò poi l'ultimo. Ah, più avanti. Questa, diciamo, l'ultimo, sì, l'ultimo. Era un'anticipazione. Okay. Hai fatto un'anticipazione. Bravo, vabbè. Sì. E invece adesso andiamo avanti con un brano, se non sbaglio, uno strumentale, no? Così sì, un bel valzerino. Pensate, quando suoniamo, ogni volta che Antonio suona, patapò 20 euro, patapò 10 euro, patapò 20 euro, andiamo a casa con le tasche piene di soldi. Perché è un pezzo veramente molto, che adesso lo facciamo e lo sentite, va bene? Sentiamo tintinnare. 1, 2, 3, 4. Il titolo è Le campanelle. Michael Billie Jean, questo qui era un pezzo insomma, anche dall'atmosfera un po' natalizia, direi quasi, un po' natalizia, infatti tu insomma parlavi di campanelle se non sbaglio, no? Questo, sì, questo, campanelle, questo. Questa campanelle, e ogni volta che lui la suona buttano 10 euro, 20 euro, 30 euro.
perché è un pezzo, si vede che dà molto molto orecchiabile, sì, orecchiabile, fa titinnare subito, diciamo, questa sì. E comunque saluto i basket, che quelli che siamo insieme, e penso che faremo tante cose insieme, quindi e qui ti stanno già, come si dice, io non so se taggando, come si dice, ti stanno sì. facendo le foto e te le sì. stanno mandando sulla rete. Tu segui la cosa anche, diciamo, col cellulare, o te lo fai dire, sì. te lo fai raccontare. E pensate che noi artisti di strada siamo 22 anni che suoniamo proprio in centro di Torino, guarda, proprio un bel business. Un bel business. 22 anni belli suonati. 22 anni. E beh, e siete sempre in coppia, Michael, oppure no? Voi li cambiano, diciamo... altri artisti, sì, ci sono gli altri, però diciamo che noi siamo i più puntati, comunque i più puntati, sempre lì, diciamo, sì, sempre in centro. Senti, diciamo. tu Domenico l'hai incontrato, sì, li incontrati quando gli ho proposto di, insomma, partecipare. Devo dire che Michael è un po' il capobanda, però in effetti si esibisce con dei grupponi, sono 6-7 persone tra mandolino, chitarre. Lui è un po' tutto fare, insomma, funziona anche bene da solo, ecco, quindi... Ciao, sei il capo orchestra, diciamo, in qualche modo. Va bene, e allora adesso che cosa ci fai sentire? Sì. Questo pezzo, che cosa allora, succede? Allora, facciamo un altro pezzo, una bella polca, e il titolo è Tutto Pepe. Tutto Pepe? Tutto Pepe. Perché è una cosa un po' piccante, diciamo. Sì, molto veloce, molto bella, molto ritmata. Tutto Pepe, signore e signori, Michael Billie Jean è qui al Salotto e anche in contemporanea su The Basket. Ok, uno, due. Qua veramente stai scaldando tutto quanto in lab. Ricordiamolo che tra le altre cose, oltre ad essere, diciamo, chiaramente sempre qui nella nostra città, on the road, adesso stai partecipando a questo talent, diciamo, per Basker, che si intitola appunto The Basker. È appena diciamo cominciato questa settimana, c'è il sito, c'è tutto. Sì, appunto, il sito è in piedi, a breve usciranno tra l'altro delle... L'idea è quella anche un po' di raccogliere, far conoscere le storie di questi artisti, quindi
tra un paio di settimane ti puoi prepararli, verranno filmati, insomma li seguiremo, sto cercando di fare una sorta di documentario, no? Anche. Quindi per scoprire anche altre informazioni sulla vita di Michael, che devo dire è anche ricca di aneddoti davvero interessanti, il sito sarà un po' raccoglitore di tutte queste storie, della sua e degli altri artisti che sono stati inseriti all'interno del talent. Ricordo che comunque il talent è aperto, poi insomma una volta che usciremo per strada, chi si vuole unire, altri artisti di strada possono assolutamente farlo. E noi partiamo con questi che abbiamo, insomma, che abbiamo selezionato con cura, devo dire. E possiamo dire sicuramente che Michael è uno dei nostri fiori all'occhiello. È vero, uno dei nostri fiori all'occhiello, anche se abbiamo avuto veramente già degli artisti molto interessanti nelle altre settimane, perché abbiamo avuto la fortuna di avere delle anticipazioni anche in questo caso. Allora, Michael, se non sbaglio, tu ci avevi promesso un tuo brano. Allora, ok, allora io ho proposto il mio brano, però. Sì. Se c'è ancora 2 o 3 minuti dopo, sì. Antonio ha costruito un pezzo che si chiama Le 12:30. Sì. È un valzer molto bello e direi di farlo, poi visto che siamo. Va bene, okay. Anche se non allora sono io 12:30, comincio col pezzo mio, e tu Antonio è là, vedi cosa vuoi fare. Dopo fai il pezzo tuo, va bene? Quindi partiamo con Azzurro di sera e poi andiamo direttamente a mezzanotte e mezza. Va bene. Va bene, sarà un lungo viaggio. Michael, signori e signori, Billie Jean. 1, 2, 3, 4. Azzurro di sera, il tempo si spera, i grilli cantano, le luci sono pure. Le rane saltellano, le cicale cantano. Come faremo a fare l'amore? Ti voglio fare una serena, canto solo per te. I grilli in amore sono anch'io. Sentire il tuo sapere in questa sera d'estate, come ti vorrei averti qui. Azzurro di sera, per tempo si spera, i grilli cantano, le lucciole pure. Azzurro di sera. Adesso facciamo un pezzo dopo o subito dopo come Michael Bilici, questo era Azzurro di sera. Azzurro di sera, sì. Bellissima, bellissima canzone, però forse se non ho capito male abbiamo ancora un altro inedito. Sì.
che invece ha un titolo... Dice, alle 12.30. Alle 12.30, abbiamo detto che partiamo dal giorno di sera, andiamo fino alle 12.30. È inedito, l'abbiamo preparato apposta per voi. Oh, ma questo è un bellissimo regalo che ci fate, che fate chiaramente qui al Salotto, all'Ape e anche a De Basket, perché insomma in qualche modo poi certo, entrate certo, in quel candelone. Certo, certo, noi salutiamo e speriamo di fare tante cose insieme. C'è il mio collega che vuole correre, tanto siamo fermi, non bisogna... Allora, siamo pronti? Prontissimi. Oh, allora oh, sono le 12.30? No, è un pochino prima. È un po' prima, è un po' prima, non facciamo così tardi. Vabbè, ma si scherza un po'. 1, 2, 3, 4. Grazie mille, grazie a Michael, Billy, Jean, grazie di esserci venuti a trovare, grazie chiaramente anche a The Basker che stanno, insomma, ci stanno collaborando e facendo conoscere tutti questi artisti. Ringraziamo anche gli altri artisti che sono intervenuti questa sera, ovvero gli Abu, Solo Diego e The Rambling Postcards in questa diciamo serata del Salotto lunghissima. Ringraziamo la parte tecnica Sergio Rivato e Danilo Samà che ci segue da Bruxelles. A noi diciamo non ci resta che darvi appuntamento alla prossima settimana. Grazie ancora a Michael, Billy Jean, speriamo di rivedervi prestissimo e adesso faccio che mandare la sigla. Au revoir, bye. Ciao. Bye.